Allora, grazie intanto per la partecipazione. Non vi do nessuna alchimia o cose particolari per stravolgere quello che possano essere i concetti sulla difesa zona. Sono estremamente convinto del fatto, dopo tanti anni, del fatto che la difesa zona sia una componente importante nel bagaglio di un allenatore, soprattutto nel bagaglio di una squadra, per il fatto che non sempre con la difesa uomo si riesce a coprire tutto quello che è possibile coprire durante l'ambito di una partita. Questo un po' per magari incapacità da parte della squadra che noi alleniamo, degli atleti che alleniamo, ma anche per cercare di creare un'alternativa a quello che è creare una difficoltà agli avversari. Quindi deve essere vista anche come un qualcosa di tattico, di usare dal punto di vista tattico per rompere un sistema di attacco, stanno segnando tanto da 3 punti, cambiamo, passiamo a zona perché gli modifichiamo un assetto mentale e una predisposizione mentale nello sviluppo di un certo schema di attacco, gli cambiamo la prospettiva e quindi li costringiamo a pensare. Subiamo tante penetrazioni, vogliamo restringere tanti canestri in avvicinamento al ferro, vogliamo restringere quello che è la possibilità operativa e quindi ci mettiamo a zona per cercare di farli lavorare più a livello perimetrale. Ce ne sono tante veramente di ragioni, poi sta a voi cogliere qual è l'essenza, quale può essere l'elemento più importante per voi da trasferire alla vostra squadra. Bisogna sicuramente essere coerenti come in tutto quello che noi facciamo. Se decidiamo di difendere a zona e alla prima azione prendiamo canestro da 3 punti e mandiamo a quel paese qualche giocatore o il giocatore di competenza in quella zona dove è stato scoccato tiro da 3 punti, lasciamo perdere perché perdiamo di credibilità nei confronti dei nostri giocatori. Cioè, uno degli elementi basilari di qualsiasi cosa che noi proponiamo alla nostra squadra deve essere quanto noi riusciamo a entrare nella testa dei giocatori, nel cuore dei giocatori, quanto i giocatori credono in quello che noi gli proponiamo. Se non c'è coerenza, e ripeto, ho fatto l'esempio banale, prima azione canestro da 3 punti e ci incazziamo, magari alla seconda azione cambiamo e ritorniamo a uomo, intanto la nostra zona che abbiamo proposto ai nostri giocatori non ha credibilità nella maniera più assoluta. Per quale motivo? La facciamo un'azione perché ci hanno fatto un canestro da 3? Cioè voglio dire, ma l'obiettivo qual era? L'obiettivo era presidiare l'area, costringerli a giocare a livello perimetrale, non farli avvicinare verso il canestro, cercare di stringere quanto più possibile quello che è la protezione della nostra casa. Hanno tirato da fuori e fatto canestro? Ok, bravi, cercheremo di mettere un pelino più d'attenzione e capire come potremo evitare di prendere anche quel canestro da 3 punti. Però il concetto che abbiamo trasferito è un concetto importante. Proteggiamo l'area, rischiamo sul perimetro. Giochiamo a uomo, vogliamo dare pressione sul perimetro, rischiando qualcosa in avvicinamento al ferro, che non significa che bisogna tradurre, concediamo facili canestri in terzo tempo. La coerenza è fondamentale in qualsiasi cosa che noi proponiamo. Stasera parliamo di zona, ma ve ne potrei dire 800.000 di cose. Ce ne potremmo dire 800.000 di cose sul fatto di dare coerenza a quello che noi proponiamo ogni giorno, in ogni allenamento. Vi do dei flash random oltre quello che parliamo della zona, perché credo che poi qua forse voi potreste spiegare qualche cosa in più a me e non io a voi. E quindi ci deve essere anche un momento di confronto dove cerco di trasferire a voi qualche esperienza che ho fatto sulla mia pelle. A volte ci limitiamo noi come allenatori nel dire ci manca questo, ci manca quell'altro, no? Oppure adesso che voi siete lì e io sono stato fino all'altro ieri insieme a voi lì. Nella testa vostra magari c'è, te sei bravo a parlare perché tu c'hai il preparatore, c'hai i tuoi assistenti, c'hai il club di Serie A, c'hai la tua organizzazione, c'hai i video, c'hai tutto. Non è così, non è così. Io vengo dalla strada, io vengo, chi conosce la mia realtà, vengo lo dico con rispetto, dai Centri Romani Basket, mi sono perso Mario Barillari che sta lì a parlare, vengo dal CUS Roma Femminile, prima ancora dei Centri Romani Basket, anzi dopo i Centri Romani Basket, vengo dalla Blue Star, vengo da realtà dove a 22 anni ho messo il fondoschiena sulla macchina e me ne sono andato a Termoli in C1 per fare l'assistente. Cioè, voglio dire, quindi la mia non è una realtà dove sono cresciuto nella bambagia del club di Serie A. Un po' di, scusate la volgarità, ma non riesco a trovare
un termine diverso, un po' di merda in giro la sono andata a mangiare, quindi sto dalla parte vostra, non sto da quello che viene con la tuta della Virtus, perché so 40 anni che c'ha la tuta della Virtus, 30 anni che c'ha la tuta della Virtus, ne ho vestite altre. In ogni situazione noi trasferiamo ai nostri giocatori quello che è il nostro essere. Facciamo un esempio banale, vi mettete a fondo campo, 9 anche in 12, un pallone centrale, due file laterali, la fila in mezzo con i palloni. Allora, fila centrale con la palla, primo terzetto, un secondo terzetto, un terzo terzetto, un quarto terzetto. Mi fate una bella treccia, che è una cosa semplicissima, una treccia, fatela con quanti passaggi volete, arrivate lì, se siete a sinistra tirate con la mano sinistra, se siete a destra tirate con la mano destra, possibilmente senza palleggiare. Quando abbiamo finito tutti quanti lì ci fermiamo e aspettate. Vai! C'è problema, ti riposi, salti un giro. Ok, stop. Allora, abbiamo detto, il messaggio trasferito era: fate la treccia, utilizzate i passaggi che volete, andate a fare un tiro a sinistra con la mano sinistra, a destra con la mano destra, non palleggiate. Il primo che ha fatto il terzo tempo è andato con un palleggio, il terzo che ha fatto il terzo tempo è andato a tirare con la mano destra a sinistra. Già questo, no? Noi abbiamo dato un messaggio iniziale, il messaggio iniziale o non è stato ascoltato nel modo dovuto o noi non gliel'abbiamo spiegato bene, ma qual è il passo successivo? Il passo successivo è che se noi non fermiamo e gli diciamo che non va bene, ma al primo allenamento, alla prima treccia, questa cosa qua del terzo tempo palleggiato, del tiro a sinistra con la mano destra, ce la portiamo poi avanti nella stagione per cose che saranno molto più importanti. Non c'entra niente questo con la costruzione della difesa zona, è quello che vi dico di coerenza. Rifacciamo la stessa cosa, ho spiegato male io. Se siamo a sinistra tiriamo con la mano sinistra, se siamo a destra tiriamo con la mano destra, non palleggiamo, arriviamo a fare un terzo tempo, un secondo tempo, una schiacciata, quello che volete, non palleggi, sinistra mano sinistra, destra mano destra, vai! Molto bene, bravi! Molto bene, a parte Edoardo, com'è che ti chiami? Edoardo, vedi Edoardo che me lo ricordo? Sono un po' rincoglionito a 50 anni, ma già mi ricordo dopo due minuti come ti chiami. Edoardo, e te non mi hai capito, o me lo fai apposta perché mi vuoi mettere in difficoltà. Va bene, ok, facciamo un passo successivo. Adesso facciamo la stessa roba, ogni volta che passiamo andate oltre la linea della palla a volo. Quindi passo la palla come avete fatto prima, corro dietro al compagno dove ho passato la palla, vado perlomeno a toccare la linea pallavolo e poi ritorno per prendere il passaggio. Bisogna correre perché il compagno rischia di far passi. Ok? Quattro passaggi. Andiamo! Uno, due, tre, molto bene, bravi, bravi, molto bene. Eccolo lì. Vabbè, stop. Diciamo che già gli abbiamo dato un'idea su come vogliamo la treccia. Adesso voi pensate in tutto quello che noi proponiamo come allenatori, quanto noi gli trasferiamo e in che modo glielo trasferiamo. E ripeto, grazie ragazzi, potete sedere, grazie. E ripeto, la treccia non c'entra niente, ma è uno degli elementi, perché ne potremmo raccontare 10.000 altre. Facciamo un'altra cosa invece, dai, vieni là, metti là con la palla, te con la palla, stai là, stai là, stai là. Uno senza palla dall'altra parte. Ok, se questo penetra sul fondo tu vai, guadagni la linea di fondo, perché immaginiamo che un difensore dal lato debole vai, venga a chiudere questa penetrazione, ok, e tu gli... allora me lo fate apposta. Mentre lui penetra, immaginiamo che quel difensore del lato debole venga a chiudere e tu gli dai quella linea di passaggio. Fai attenzione, ti metto in difficoltà, però voglio vedere, tu sei bravo, io lo so.
lo spazio che devi utilizzare è dal tabellone, immagina che c'è una lastra che scende qua fino alla linea di fondo, perché la difesa arriva fino qua. Questa zona qua non la marcano sul passaggio. Sei autorizzato, se serve a fare, anzi lo fai, saltando con una mano laterale. Va bene? Mano difficile, mano sinistra non è facile. Mano sinistra passando. Tu ricevi la palla e tiri, dopo il tiro vai al rimbalzo. Andiamo. Bravo, va bene, benissimo, ok, perfetto, va bene. Ci abbiamo, va bene, molto bene. Facciamo la stessa cosa da qua, la fai con la mano destra, passando la palla, la stessa cosa, hai capito bene che ho spiegato quello che ho detto, eh? Andando quasi sulla linea di fondo a toccare la linea di fondo. Dai la linea di passaggio d'uscita, vai! Un tiro e un rimbalzo. Benissimo, va bene, bravi, ok, sedete. Ma è esercizio banale, ci abbiamo già degli elementi per lavorare magari in una settimana, in un mese, per curare quello che è il passaggio con la mano sinistra, perché una mano lo sanno fare, per quello che è la ricezione, per star pronti con le mani pronte per ricevere la palla, con le gambe piegate. Banalità, stupidaggini. In ogni cosa che noi gli proponiamo c'è un qualcosa che gli trasmettiamo, e quanto noi siamo coerenti e quanto loro fanno quello che vogliamo noi. Va bene, era una parentesi per dire che la coerenza sulla zona, tutto è partito dal tiro da tre punti, hanno fatto canestro da tre punti e vabbè, abbiamo fatto quello che volevamo noi come obiettivo, costringere a tirare da fuori, non avvicinarsi al ferro. Vi faccio una prima parte un po' discorsiva, dove è un'elencazione di tante cose. Se vi fa piacere ve ne prendete, quelle che ve volete prendere ve le prendete, se vado troppo veloce mi fermate, se non vi interessa bypassate e ascoltate il punto successivo. Perché difendiamo a zona? Quando l'attacco, come dicevo prima, quando l'attacco sta avendo un sopravvento rispetto alla nostra difesa e quindi decidiamo di modificare quello che è la visione dei nostri avversari rispetto al nostro assetto difensivo. Quando l'attacco è efficace col tiro da tre punti, e l'abbiamo detto, interrompere un momento positivo della squadra avversaria, e quindi stanno avendo un trend positivo, hanno fatto un parziale, per esempio ieri nel parziale 58 a 43 per noi, 15 avanti, hanno fatto un parziale, il parziale però è venuto un po', diciamo un po' camuffato dalla situazione di espulsione di Tucker, no? Però se non ci fosse stata l'espulsione di Tucker, probabilmente, ma forse anche con la stessa espulsione, probabilmente gli avrei dovuto modificare, quindi cambiare lì e mettermi a zona. Non vi sto a dire per quale motivo non l'ho fatto, però poteva essere quello un elemento per darvi un po' più concreto quello che vi dico a chiacchiere. Costringere gli avversari a pensare a un qualcosa diverso rispetto a quello che hanno pensato al momento prima. Passare a zona, che è quello che io per esempio faccio negli ultimi anni, passare a zona solamente su determinati giochi d'attacco. E quindi questo che cos'è? Parliamo ovviamente di un discorso senior, mi immagino che non verrà preso questo messaggio da chi allena il settore giovanile, o quantomeno che lo prenda in sede di raggiungimento di un risultato importante. Allora si fa anche tatticismo, si specula, perché poi alla fine bisogna anche vincere. Se si arriva fino alla fine, arriviamo ai finali nazionali, dobbiamo fare tatticismo, si fa tatticismo. Io non sono d'accordo su quelli che dicono che è eretico, che bisogna non fare la zona, non bisogna fare tattiche, non bisogna fare la zona mista, si fa tutto. Quando si arriva alla fine bisogna vincere. De Coubertin, io non sono d'accordo che l'importante è partecipare, l'importante è vincere. È chiaro che per ogni realtà, per ogni situazione ci sono delle sfumature. Le sfumature sono quelle che a livello giovanile ovviamente è vero fino a un certo punto. Giochi d'attacco degli avversari che ci mettono in difficoltà per incapacità nostra nell'avere qualità nel riuscire a difendere gli avversari su quella situazione. Venite qua, 2, 3, 1, 2, 3, 4 persone, dai, 4 giocatori, scusa, uno qua con la palla, uno qua con la palla, uno qua senza palla, uno che sta lì in angolo senza palla e un altro là praticamente in post basso, post med, bravi, molto bene. Adesso lui si sposta, non ti spostare, lui si sposta in palleggio laterale, mentre si sposta in palleggio laterale tu vai a fare un blocco per lui che sali, fermo là. Come questo prende la palla, tu gli vieni a sparare un blocco qua per fare un pick and roll, va bene? Quindi lui gioca il pick and roll e poi tu tagli, lui tira.
Ma più o meno dove prende la palla lui, tu verrai a bloccare il difensore, va bene? Proviamo? Facile facile. Tu blocchi lì e poi ti apri sui tre punti. Vai! Bene, molto bene. Stop. Questo era uno dei movimenti che faceva Treviso, movimento che fanno tutte le squadre, un movimento che facciamo, grazie, a posto. Un movimento che facciamo anche noi, solamente che lì lo giocava Becirovic. E allora noi, siccome Becirovic è un furbacchione e ieri è un buon giocatore, anzi scusate, poi domani qualcuno dice che Calvani ha detto è un furbacchione, è un buon giocatore. Becirovic è un buon giocatore, esperto, intelligente, smaliziato, in quella situazione del pick and roll si prende un tiro da tre punti con facilità, un fallo di Varnado o di Slogar, un assist dentro l'area con schiacciata di Ortner. Io cerco di guardare a quello che sono i miei giocatori, cerco di capire quanto posso essere efficace in quella situazione e dico ok, quando fanno questo gioco noi andiamo a zona, come facciamo? Semplice semplice, perché chi marca la palla segue la palla il palleggiatore, no? Segue il palleggiatore, quello che marca Becirovic ci arriva qua sopra e lo segue, e se voi ci pensate siamo perfetti in un assetto di 2-3, perché poi c'era qua l'altro esterno che bloccava Ortner e diventa quello della seconda linea difensiva, e quello che marca Ortner diventa il centrale della seconda linea difensiva. Quindi perfetto, un assetto che non ci piove per poter passare a zona. Quindi anche speculare sugli attacchi avversari dove noi pensiamo che non siamo efficaci nel riuscire a difendere. Non pensiamo di far zona se non abbiamo conoscenza o competenza su quello che è la difesa uomo. È impensabile proporre zona se non ci sono basi solide su quello che sono la conoscenza della difesa uomo. Lato forte, lato debole, a un passaggio, a più passaggi, difesa dentro l'area, difesa sul perimetro, difesa sul post alto, qualsiasi tipo di cosa. Ci devono essere dei concetti estremamente chiari dove i giocatori non possono avere dubbi su quello che devono fare. Quando hanno chiara questa cosa, allora ci possiamo permettere di presentare anche la difesa zona. Quante zone conoscete? L'infinità, ci potremmo mettere a fare un elenco. 2-3, 2-1-2, che secondo me è la stessa cosa. Magari Lino poi tu mi dirai quando abbiamo finito qual è la differenza. 1-3-1, 3-2, per non parlare di difese miste, 4 zone 1 uomo, triangolo e 2 e via dicendo. Ce ne so un'infinità. Parliamo di quelle canoniche. Secondo me, questa è la mia riflessione, quello che penso io, preferisco avere la zona 2-3. Per quale motivo? Se partiamo dal presupposto che la difesa zona serve per proteggere l'area e serve soprattutto per creare un assetto consistente che non permetta di arrivare a fare un canestro facile al ferro, io voglio mettere quello più grosso, più pesante o più atletico in mezzo a protezione di quello che è casa mia. Cioè, se l'obiettivo è quello, perché devo avere un assetto diverso? Molti dicono con la palla canestro che si è evoluta, con la linea di tre punti è preferibile difendere con la 3-2, ma la 3-2 crea dei grandi svantaggi. Gli svantaggi sono quelli che i due giocatori più grandi e più grossi devono andare a difendere sul perimetro, sulla linea di tre punti, perché se voi pensate alla seconda linea difensiva, quando la palla da centrale si sposta a laterale, questo qui che sarà il 4 o il 5 farà un passo per essere pronto per andare a marcare e a ostacolare questo giocatore che gioca nell'angolo sul tiro da tre punti. Quindi voi capite che se non è qua, è di là, il mio miglior giocatore come volume, come atletismo, come presenza d'area, io lo allontano da quello che è casa mia. No, io sta roba non la faccio. Se decido di difendere a zona, io quello più grosso, più atletico e di più presenza per di garanzia per la protezione di casa mia lo tengo lì in mezzo. E quindi questo è il motivo. C'era Recalcati a Siena che era bravissimo quando c'era Frates, direi che quando c'era con Frates a Cantù, dove praticamente loro partivano, c'erano Chiagic, loro partivano con un assetto 3-2 e quando la palla andava sul lato di Chiagic diventava una 2-3.
ci hanno lavorato, Recalcati ci aveva avuto il tempo, era allenatore dall'inizio dell'anno, aveva i giocatori da X anni insieme a lui, avevano creato questo meccanismo, una cosa estremamente intelligente che permetteva di garantire presenza a livello perimetrale sui tiratori e garantire allo stesso tempo di lasciare Kjagic dentro l'area piuttosto che portarlo verso la linea tre punti. Quindi questo è il motivo per cui io scelgo un discorso della difesa 2-3 rispetto alle altre. Vi faccio un po' una sequenza di quello che mi sono scritto. Per avere sempre un giocatore centrale, il nostro X5 a protezione dell'area permette di tenere sempre il mio giocatore più grosso, forse più lento, in un'area circoscritta ben definita, senza lasciarlo uscire dalla porzione di campo che voglio proteggere. Per avere lo stesso giocatore X5 che sarà quasi sempre accoppiato con degli avversari più o meno di pari stazza in quello che è l'area dove andranno sicuramente a gravitare. Ortner, Georgievic non fa giocare sui tre punti quando attacca una zona, lo fanno giocare intorno all'area, come probabilmente Gorì quando Ortner è in panchina e Gorì gioca da 5. Per avere il miglior rimbalzista vicino al ferro o quantomeno che gravita in quell'area lì, per avere sempre uno dei giocatori mediamente più strutturati come X3 e X4, che è un altro aspetto, a coprire il lato debole, perché i sacri testi e la storia e le statistiche ci dicono che 9 volte su 10, o scusate, una grossa percentuale di un tiro che parte da questo lato, se si sbaglia, molto spesso va a finire dal lato opposto. Quindi sul lato debole l'importanza di avere un giocatore un po' più strutturato, meglio averlo. Voi pensate che se c'è la 3-2 e ammettiamo nell'ipotesi migliore, lì è uscito l'X4, qua c'è l'X5, qua ci può essere 3, ci può essere 2, ci potrebbe essere anche 1, perché tatticamente magari per una scelta intelligente anche, il giocatore più grosso, più ingombrante, con le braccia più larghe, lo mettiamo qui in mezzo e sui due lati mettiamo quelli un po' più rapidi per un'altra ragione, per un altro motivo, per un'altra scelta, che sono X1 e X2. Quindi voi capite che anche quello è un disagio nel momento che c'è un errore sul lato debole. Perché quando la palla finisce su uno dei due lati o va in angolo, qualsiasi tipo di difesa diventa poi alla fine una 2-3, come vi ho detto prima su quello che faceva Recalcare a suo tempo. Per coprire la zona del post alto, cuore di tutti gli attacchi. Il primo attacco che abbiamo fatto ieri, che Georgievic dice che non ci abbiamo capito niente, no, ma è il suo pensiero, io lo rispetto. Il primo attacco che abbiamo fatto contro la zona, parla a Slokar in post alto, un palleggio, parla dentro a Varnado, schiacciata, fallo, due tiri liberi. Quindi questa zona qui è una zona estremamente importante da dover coprire. Ci siamo fino a qua? Se c'è qualche cosa mi fermate, lo affrontiamo subito e poi andiamo avanti. Ok. Andiamo a parlare un po' di quello che è come la sviluppiamo questa zona, no? Dobbiamo dare un po' delle aree di competenza, dobbiamo darci prima noi un'idea estremamente chiara di come vogliamo che stiano i giocatori in campo, di quali siano le competenze, di come per facilitarci la vita e facilitarla soprattutto ai giocatori, per dargli un po' più di chiarezza, dividere il campo per potergli dare un'idea su come devono stare in campo. E quindi, facile facile, immaginate che c'è una linea che congiunge due anelli, quindi c'è una linea che va per il tutto il campo, che congiunge due canestre, che divide il campo da un lato all'altro, lato destro e lato sinistro. E poi ce ne mettiamo un'altra, più o meno all'altezza del tiro libero, che taglia il campo in questo senso qua, va bene? Quindi già abbiamo dato una definizione. Potremmo dire estensione del tiro libero, estensione del tiro libero e la linea mediana che congiunge i due ferri. Per quale motivo è importante dare questo tipo di idea geometrica? Per il fatto che quando poi andremo a dare delle competenze, noi faremo riferimento anche a queste linee immaginarie e dove i giocatori ci devono avere estremamente chiara questa cosa. Come ve ne dico un'altra, che quando la palla è sul lato c'è una diagonale che va dalla palla fino al ferro e l'ultimo dall'altra parte, non dico che deve stare perfettamente in diagonale, ma molto vicino a questa diagonale. Perché? Perché è quello che deve proteggere. Se voi ci pensate, quando la palla va su un lato, il giocatore più importante, il vero direttore d'orchestra della zona, non è quello che sta in punta, è quello che sta qua. Perché quello che sta qua vede tutto.
È come se ci avesse la fotocamera o la macchina fotografica che sta mettendo nel campo visivo, giusto Martini? Nel campo visivo sta mettendo tutto quanto, quindi la palla è su quel lato, l'ultimo del lato debole è decisivo per capire dove deve stare e come deve stare, e sicuramente se è su una diagonale immaginaria con la palla e il ferro è molto probabile che riesca a prevenire dei tagli dietro la schiena, che riesca a prevenire dei tagli che vanno verso la palla perché ce l'ha davanti, che riesca a essere un buon posizionamento, che se parte un tiro essere pronto per poter fare un tagliafuori. Quindi non è, magari può sembrare banale, una linea dei due canestri, una linea del tiro libero, una linea diagonale, ma l'idea la dà e aiuta. Vi posso garantire che aiuta anche ad alto livello, non solamente i giovani, i piccoli, ma anche ad alto livello dà un'idea e aiuta, molto aiuta. Perché? Perché una linea che congiunge i due canestri? Perché questa sarà decisiva, decisiva per il nostro X5. Il nostro X5 deve sapere che lui, dove sta la palla, deve essere sempre in linea tra la palla e il ferro. Quindi immaginiamo su una 2-3 che ci sia un attacco, un potenziale attacco che abbia la palla che parta qua, e lui deve partire perfettamente in linea tra la palla e il canestro. La palla si sposta tre in campo, chi volete. Tre in campo, un pallone centrale, due esterni sul perimetro, prolungamento del personale. Molto bene. Chi è quello più grosso che può simulare di fare il pivot? Edoardo, bravo, vai, un altro di là. Guarda, se non lo dicevi te l'avrei detto io. Perché te proprio c'hai proprio le caratteristiche proprio del 5. Te sei perfetto, se avessimo difficoltà, certo, se avessimo difficoltà con Slogger magari ci mettiamo d'accordo. Ok. Quindi Edoardo sarà perfettamente in linea. Edoardo, tu devi stare sempre in linea tra il canestro e la palla, tra la palla e il canestro, e mi fai il favore di stare al perimetro dell'area dei 3 secondi, va bene? Quindi se la palla, prolungamento anche un po' di più, bravo, facciamo quella della pallavolo, uguale. Se la palla va là, il tuo obiettivo è stare a livello perimetrale in linea, tu ce l'hai tanti sensori che sai dove sta il ferro, no? Quindi ce l'hai un'idea di quando sei in linea, qualsiasi cosa accada, ok? Quindi tu sei sempre sulla linea che congiunge, la palla arriva al centrale e tu arrivi là sopra, la palla va dall'altra parte e tu ti rimetti in linea, che c'è un giocatore o che non c'è, perché poi il tuo compito, grazie, sedetevi, il compito di Edoardo sarà quello di chiudere tutte le linee di penetrazione. Edoardo non è quello che marca il pivot, Edoardo non è quello che difende sull'uomo più grande, Edoardo difende su una porzione di campo con una competenza particolare, che è quella di chiudere tutte le linee di penetrazione. E se c'è qui un attaccante, un esterno che attacca l'area, Edoardo chiude e questo fa un assist lì dentro e quello schiaccia, coerenza non è un problema di Edoardo, è un problema del lato forte, se qui non c'è nessuno, della linea difensiva, che qua non c'è nessuno che viene qui a coprire questo potenziale giocatore, oppure del lato debole, che deve essere, visto che di là non c'è nessuno, che deve essere un passo da quest'altra parte. Ognuno ha le sue competenze e anche qua andiamo sulla coerenza. Se alla prima azione a Edoardo l'ho istruito per una settimana e io ho detto mi chiudi tutte le penetrazioni e alla prima penetrazione fanno l'assist e quelli schiacciano e mi incazzo con Edoardo, Edoardo alla prossima penetrazione si scansa, se ne frega, penserà a marcare il pivot. Qua c'è la coerenza, siamo noi, quanto siamo credibili. E ritorniamo sempre sulla stessa solfa, la treccia, la linea di penetrazione, il passaggio. Cretinate, stupidaggi, ma dal primo allenamento ci creiamo il credito per quello successivo. Vanno a casa o vanno a farsi la doccia e sanno, perché se lo dicono o non se lo dicono ma lo pensano, quanto noi abbiamo, scusate il termine, le palle per tenerli, quanto noi abbiamo competenza nel sapere applicare quello che noi sappiamo. Perché la palla canestro, e soprattutto anche a Roma, che ci sono tanti bravi allenatori, e forse non ci abbiamo avuto tanti, dove sta Mario Barillari? Se n'è andato. Non c'è, perché è il più vecchio, non per qualche, perché c'ha responsabilità. Non ci abbiamo avuto tanti allenatori che a Roma hanno portato avanti la corrente degli allenatori romani, perché gli allenatori romani laziali sono di ottima qualità, di ottima qualità. Non ci abbiamo avuto tanta fortuna. Io sicuramente ce l'ho avuta molta più di tutti gli altri.
La differenza non è quanto noi conosciamo, perché la pallacanestro la conosciamo tutti quanti, la differenza è come noi la applichiamo, è quella la chiave, è lì l'essenza. Non ci stiamo a fare lucubrazioni cerebrali nel volerci studiare quanti più libri possibili, quante partite più possibili, quante registrazioni di squadre possibili per cercare di acquisire sempre più conoscenza, sempre più cultura. Non è lì il punto, lì è come applicarla. Nell'85, quando me ne sono andato a Termoli, passavo le giornate davanti al video. Allora all'epoca c'erano le cassette, le videocassette, e c'erano i registratori e c'erano le televisioni private che davano le partite, come adesso. Passavo le giornate a scarrellarmi cassette registrate, riscrivendomi gli schemi delle squadre che facevano canestro e che magari vincevano la partita, pensando, da povero idiota, da povero incompetente, che quella era la chiave per vincere le partite. Non avevo capito niente, non avevo capito niente. Dopo ho capito che quello schema per arrivarci era la costruzione del 2 contro 2, 3 contro 3, collaborazione giocatori interni, giocatori esterni, collaborazione sulle penetrazioni e sui passaggi perimetrali, collaborazione tra palla dentro e palla fuori. Quella era l'essenza, ma ci ho messo anni per capirlo. Dov'era? Era che io sapevo e conoscevo perché mi acculturavo, andavo a istruirmi, cercavo di acquisire cultura, ma non avevo capito il giochino, che non era quello. Non era lo scopiazzare lo schema della squadra della Jugoplastica piuttosto che del Real Madrid, non era quello. Erano altre cose, era applicazione. Come ci arrivavo lì? Dopo ci sono arrivato. E ripeto, l'esempio della treccia è di una banalità totale, ma vi dà la chiave per miliardi di esercizi che voi conoscete molto meglio di me. Dopo che abbiamo fatto questa divisione, ci dovremmo chiedere anche, se vogliamo essere propri con quelli che si passano lo stuzzicadenti tra i denti o se li lavano a fine pasto, se vogliamo mettere dove c'è X1 sulla seconda linea chi ci vogliamo mettere. Ci vogliamo mettere X3 o X4? Ma stiamo veramente, vi dico che alla Virtus non si fa, ma non perché non lo vogliono fare, perché quando rientri dall'attacco, che magari sei su una transizione difensiva e ti devi già preoccupare di non dargli un terzo tempo, ti devi preoccupare che arriva Joe Bay Thomas e ti spara un tiro da 3 punti da 8 metri, non stai tanto lì sul sottile a guardare dove sta Maestranzi piuttosto che Tucker. Ti metti lì, sai che sei sulla zona, sei nella seconda linea difensiva e ti metti su un lato o sull'altro. Il primo che arriva occuperà un lato, il secondo che arriva andrà sul lato opposto, come è molto probabile che succeda. Però fammi finire questo concetto e poi t'attacco su, ti lascio subito. Però un'idea magari noi ce la possiamo dare. Perché? Perché potrebbe essere una come posso dire, una ragione valida quella di dire magari che dove c'è il nostro X1 ci piazziamo dietro il nostro X4, dove c'è il nostro X2 ci piazziamo dietro il nostro X3, per tante ragioni. Il 4 è quello un po' più lento, è quello un po' meno rapido nei movimenti, l'X1 è quello un po' più razzente. Dall'altra parte con X2 ci mettiamo l'altro che fisicamente sulla seconda linea difensiva di due magari ne fanno uno e mezzo, va bene? Quindi ci possono essere tante ragioni. Prego. Quindi tu non ti adatti mai a quelle che sono le tue caratteristiche, cioè delle caratteristiche dei tuoi giocatori. E cioè? Ti adatti magari a quelle dei... No, questa non l'ho capita, spiegami. Beh, X1, no, X1, X2 sicuramente sulla prima linea difensiva. Sì. X1, X3, X... Ma ti dico che è aria fritta, cioè dopo tanti anni ti posso dire che è una cosa che io che ho scritto, che ho fatto a st'estate a Bormio a corso allenatori nazionali, ma veramente ci stiamo a passare a pulire i denti dopo aver mangiato, o prima di mangiare. Ti adegui alle particolari caratteristiche dell'avversario in quel particolare gioco? Ma adesso ci arriviamo, e cioè è ovvio che qualsiasi disposizione o assetto noi abbiamo, beh, un occhio un po' più di riguardo su un giocatore che fa canestro facile a 3 punti ce lo mettiamo. Cioè se Thomas tira da, ammesso che noi facevamo zona, se Thomas tira da 8 metri è chiaro che noi un pelo dobbiamo essere un po' più aggressivi, che non è sufficiente coprire il tiro da 3 punti e sfidarlo da là, ma forse bisogna fare anche un passo in più.
questo sì, non so se ho risposto. Un pelino sì, è chiaro che ci dovrà essere prima della partita, aver identificato Giovanni, Francesco, due più grandi tiratori che c'è la squadra, chi è nella sua zona di competenza lo marca uomo, ma molto di più rispetto a quello che è la difesa d'uomo normale, ancora più aggressivo. Nel dubbio se lasciargli un tiro o non lasciarglielo, facciamo due passi e salto, facciamogli mettere la palla a terra. Cioè l'obiettivo è quello che, quello è molto predisposto nel prendersi, nel scoccare il tiro da tre punti, anche da 8 metri, te lo voglio togliere. E se serve, contro tutti i canoni difensivi, te faccio anche due passi e salto, cercando di costringere a mettere la palla a terra e fare una cosa diversa rispetto a quella che avevi immaginato. Giocatore di punta, X1, X2. Uno dei due deve prendere la palla e deve indirizzarla. Non mi piace il fatto che, stile bulgaro, che siano già qua pronti, sistemati a proteggere l'area. No, voglio che uno sia aggressivo e che vada a prendere la palla cercando di indirizzarla, se è su questo lato tenendola su questo lato, se è su quel lato per l'altro tenerla su quel lato, e l'altro che è pronto a coprire il tiro libero cercando di capire se la palla è su un lato, dove andare poi a posizionarsi ad andare. Quindi già gli ho dato una competenza dove... Voi siete d'accordo con me che l'attacco ha un vantaggio rispetto alla difesa? Perché ha l'iniziativa, qualsiasi tipo d'attacco, uomo o zona che sia, perché ha l'iniziativa di sapere cosa fa. E io non lo so. Per quanto noi scautizziamo le partite, anche ieri è successo che alcune cose, piccole cose modificate, ci hanno sorpreso, non ce l'aspettavamo. Quindi c'è l'iniziativa che ha l'attacco, se io gliela voglio togliere un pelino, gli devo andare a aggredire, perché se gli lascio fare il canovaccio che loro hanno deciso, già ho perso in partenza. Loro hanno l'iniziativa, cerco di toglierla andandole ad attaccare. Quindi questo può essere un'idea interessante, secondo me, il fatto di indirizzare uno dei due esterni, X1 o seconda di dove andrà il palleggiatore, nel cercare di indirizzare la palla su un lato piuttosto che l'altro. Affrontarlo all'altezza dei tre punti, ma vi dico anche affrontarlo quasi all'altezza della palla a volo, non starlo ad aspettare lì, ma prenderlo con un po' più di anticipo. Non dobbiamo andare a fare cose scientifiche che vadano al di fuori di quelli che sono i concetti che abbiamo trasmesso negli anni, a seconda delle categorie che alleniamo e di quello che abbiamo allenato, su quello che sono i principi della difesa uomo. Cioè non bisogna andare a stravolgere, il lato debole sarà sempre lato debole, a un passaggio saremo sempre a un passaggio, è ovvio che non andremo a anticipare le linee di passaggio, anche se negli anni è molto interessante vedere che c'è un attaccante lì con la palla con un difensore e l'altro difensore qui che magari per un assetto dove non prevedono che ci sia un giocatore di post-alto che neghi un passaggio di ribaltamento, che con la palla centrale non dia questo passaggio sulla guardia, cioè quasi a sfidare per fare un passaggio lob, un passaggio in allontanamento piuttosto che un passaggio diretto. Quindi anche in questo, oltre che definire chi andrà a prendere la palla, indirizzarla, ragionate anche sugli altri giocatori che sono a un passaggio, se può essere conveniente quello di modificare quello che è l'idea, il pensiero degli attaccanti, cercando di andare a interrompere da subito quello che può essere il primo passaggio. Le competenze. Andiamo in campo X1, X2. Due in campo, dai, i due della prima linea difensiva, due qualsiasi. Ci mettiamo tre attaccanti blu, uno con la palla centrale, due con la palla laterale, e due senza palla laterale e prolungamento del personale. Molto bene. Allora, immaginiamo che questi stanno arrivando. Attacchiamo là, ma stiamo arrivando. Bravo. Che uno dei due viene ad affrontare la palla, chi è che affronta la palla? Bravissimo. E magari gli dai anche un lato, questo adesso abbiamo la sfortuna che bravo, eccolo là, molto bene. E tu coprirai quello che è la zona del tiro libero, va bene? Ok, la palla è su questo lato, molto bene. Qui ci avremo poi la seconda linea difensiva, quindi anche qua sarà decisivo quale istruzione diamo, perché se questo su questo passaggio, vai, mandiamo questo giocatore, siamo già nel casino, torna indietro,
perché ci sarà la seconda linea difensiva che su questo passaggio dovrà fare mentre lui dai la palla. Rotola la palla a terra, rotolala, bravo, comincia a muoverti, mentre questo viene, fa aiuto e recupero, lui avrà il tempo di aver preso il giocatore che è di sua pertinenza, ok? Va bene, ci siamo su sta roba? Quindi anche questo, sulla fase iniziale di come noi indirizziamo le uscite dei giocatori, è decisivo a livello di istruzione su quello che poi ci ritroveremo quando andremo in campo. Ci siamo? Ok, mettiamone dietro un altri due. Due in difesa Lancioni, solo due, uno sul lato, uno sull'altro, uno fa il X4 e l'altro fa X3, non ci abbiamo il centro, non lo vediamo ma sta qui in mezzo, va bene? Ok, allora abbiamo sempre l'esterno che affronta la palla, che la indirizza da un lato all'altro, la tua competenza va da questa situazione iniziale di pressione e di indirizzo nell'andare a marcare tutto quello che c'è più o meno all'altezza del personale, della linea del tiro libero, e tutto quello che gravita dal tiro libero verso la metà campo. Mi sono spiegato o no? Se no lo rispiego. Difendo tutto quello che c'è dal tiro libero più o meno verso la metà campo. Va bene? Ok. Voi due difendete tutto quello che c'è dal tiro libero verso la linea di fondo, dove l'unica cosa che dobbiamo fare è quella di aiutare i due in testa. Questi due qua sopra sono quelli che si sorbiscono il lavoro più grande di tutta la difesa, perché in due devono coprire una porzione di campo che quegli altri la coprono in tre. Quindi questi devono essere belli, belli vispi, belli attivi, belli rapidi, belli vogliosi. E noi dobbiamo anche saperlo quando stiamo in panchina, perché se ci incazziamo perché poi uno non arriva con la rapidità giusta, non si muove nella rotazione giusta, nel timing giusto, forse ci siamo dimenticati che sono in due per coprire una parte di campo che quegli altri invece coprono in tre, quindi forse ci avranno bisogno di un cambio un pelo prima rispetto magari a qualcun altro che sta dietro. Va bene? Allora, voi adesso vi passate in attacco la palla facile facile, proprio in maniera scolastica, tu passi la palla lì, tu te la tieni un attimo fino a che ci siamo sistemati, dopodiché gliela rete indietro e vediamo quello che succede. Va bene? Proviamo, vai! Ok, aiuto il recupero, bravo, sì, va bene, talmente lontano lo riprenderà questo, ok, aiuto il recupero, molto bene, bravo, lo riprendo io, sì, aiuto il recupero, ok, va bene, più o meno ci siamo. Quindi chi marca la palla, chi marca la palla sul passaggio andrà pronto per poter riprendere quest'uomo, perché? Perché uno dice, ma noi lasciamo, vai là. Ma perché dobbiamo fare tutto sto casino? Che questo sta qua, lui è già accoppiato, quello è già accoppiato dall'altra parte, e se ci arriva un taglio dal lato debole che va in angolo, chi lo marca? Stai là, senza palle già, stai là, dai la palla. Chi lo marca? Quello è un tiratore, chi marchi te Edoardo? Devi marcare lui perché quello è pericoloso con la palla, e questo chi lo marca? Quindi anche questo ce la dobbiamo avere chiara. Perché fare aiuto e recupero se lì non c'è nessuno? Ma oggi l'attacco del Vigna Pia prevede che lì non ci sia un sovrannumero, ma quello del CUS Roma porta un esterno lì a sovrannumerare. E noi come facciamo poi a lamentarci quando andremo a giocare con la squadra che fa il sovrannumero, che non marchiamo quel taglio, quel passaggio in angolo? Ce lo dobbiamo avere in testa, cioè prima ce lo dobbiamo avere chiaro noi, ci mettiamo lì sulla carta, parliamo con qualche collega, ci andiamo a studiare qualche squadra che sappiamo che so zonaioli per cercare di capire quello che fanno, parliamo col collega più esperto e più anziano che ci può dare una dritta, ce ne sono tanti di elementi per poterci arricchire e capire cosa dover fare e cosa dover istruire. Quindi X1 e X2 abbiamo detto che hanno competenze, e ve lo ripeto, parole chiare, dal prolungamento del tiro libero più o meno, un passo più, un passo meno, non stiamo lì col centimetro, verso tutto quello che accade verso la metà campo. Per 3 e 4 invece dal prolungamento del personale, un passo più o meno, tutto quello che accade nella parte di dietro. Va bene? Ok. Allora, mettete qua centrale, adesso altri due, te che te vedo troppo rilassato, bravo, levete, ma te sei arancione, non va bene, no, due blu, bravi, uno lì in ala e uno lì in angolo. Facciamo proprio fuori dai tre punti,
Lavoro dei quattro cantoni, facile facile, sul principio che abbiamo detto adesso. Quindi Edoardo, adesso ti è più chiaro perché devi fare aiuto recupero, eh? Tu sei? Jacopo, guarda che se tu, parla qua. Se tu Jacopo, mentre questo passa la palla, tu non voli con la palla, tu metti nel casino Edoardo. Perché Adriano passa la palla in angolo e Emilio, se spara un bel tiro da libero, o attacca il ferro perché non c'è nessuno che difende l'area, va bene? Quindi è decisivo che tu arrivi con rapidità, con quanta rapidità più possibile c'hai nelle gambe, va bene? Attaccanti, fatemi un favore, tenete la palla, contate 1001, 1002 e poi la passate, ok? Vai! Vabbè, ok, un'idea c'è. Cosa possiamo dire in più? Che quando la palla, per esempio, finisce in angolo, marco la palla qui, vai! Marco la palla, come la palla finisce in angolo, siccome siamo in difesa zone, non vogliamo anticipare come la uomo, quella che sicuramente andremo a coprire una porzione in campo dove il pericolo è sempre dietro la schiena, sempre, perché? Perché questo braccio limita un passaggio diretto, perché quella difesa magari che sta un po' aggressiva alle braccia alte copre quell'altro pezzo di passaggio che io non riesco a coprire, e in ogni caso a lui gli do un messaggio: guarda che io ti sto chiudendo dentro e ti facilito quel passaggio, quindi passala lì, non rischiare di passarla qua dentro. Diversa sull'atteggiamento di, parla qua, come ci insegnano i sacri testi, difendo la palla va là, salto verso palla e sono in anticipo sulla linea di passaggio, difesa uomo, ci siamo? Quindi questo è un elemento in più, torna, marco la palla, come la palla va, mi apro per cercare di coprire quello che è dietro le mie spalle, va bene? Ok, adesso stesso lavoro, parla qua, stesso lavoro, ci mettiamo una penetrazione, ogni tanto ci mettiamo una penetrazione, nella penetrazione chi marca la palla difende uno contro uno come se fosse uomo, quindi non c'è indirizzo sul lato, indirizzo sull'altro, a parte quello che ci siamo detti qua iniziale, rimaniamo nei principi da uomo, faccia a faccia, solo un muro tra la palla e il canestro, ok? Gli altri giocate come i principi della uomo, quindi se la palla è un passaggio, come abbiamo detto, stiamo aperti per facilitare il perimetro, se la palla ha più passaggi, riempio, mi metto dentro l'area, sempre ricordandoci che abbiamo l'uomo invisibile qua, va bene, che ci copre tutta quella zona dove è in linea con la palla, ok? Proviamo? Vai! Vabbè, dai, facciamo arrivare anche la palla in angolo e facciamo la stessa roba, via, giù, palla anche in angolo, bene, bravo! Ok, stop. Adesso una cosa in più. Facciamo ancora qua, la palla qua. Su questa penetrazione io marco la linea di palleggio, ma in ogni caso se questo mi dovesse aver battuto, io lo seguo fino a che arriva all'altezza dell'area. Come arriva all'altezza dell'area, mi apro, mi allargo, bravo, pronto per marcare lo scarico sul tiratore, va bene? Perché qui e te sei pronto per marcare quel passaggio di scarico. Quindi come lui arriva... Tu qua non ce devi venire, tu qua fai finta e ritorni là, bravo, lì, al massimo lì a una distanza e ti permette di arrivare con il tiro. Perché non dimentichiamoci che insieme a voi ci sto io che sono il varnato della situazione, che chiudo tutte le penetrazioni e stoppo tutti quanti. Quindi voi me ne fregate. Tu quando sei arrivato qua, se non ti marcano qua, puoi fare anche arresto e tiro fino all'altezza del perimetro. Se entri dentro l'area sei costretto a passare la palla, non puoi andare a fare terzo tempo. Quindi fino tutti quanti, fino al perimetro potete fare arresto e tiro. Quindi su arresto e tiro chi lo marca? Perché è roba tua questa, no? Edoardo sta sull'angolo, quindi è roba tua. Quando mette i piedi dentro l'area state pronti ad andare sugli scarichi. Ci siamo? È chiaro il messaggio? Siamo pronti? Vai! Ogni tanto penetrate per andare a canestro. Penetrare per andare a canestro. Molto bene, molto bene. Ok, cambio, mettiamo il blu in difesa,
4 difensori blu, un quinto arancione in attacco, un quinto arancione in attacco, 4 in difesa e uno si riposa. Siamo pronti, stessa roba, proviamo. Uno in angolo, molto bene, va bene, bravi, bravi, ok, bene. Ok, va bene, adesso attacco, dobbiamo essere un po' svegli però, che su questa penetrazione, vai, ho attaccato, volevo andare al ferro, questa è, Stella, questa è venuta a chiudere che non è roba sua, è lui che difende l'uno contro uno, giusto? Ok, tu devi stare a una distanza che ti permette su questo scarico di arrivare, torniamo indietro, se lì ci fosse un pivot di essere pronto lì per chiudere quel passaggio, quella assist, perché qui in mezzo c'è sempre l'omone nero, l'omone grande che vuole levare tutto quanto, che pulisce tutto, ci sei? Quindi se lui sbaglia perché viene a chiudere lui, tu subito devi andare dalla palla lì, dai, forza, vai! Attacchiamo il ferro, attacchiamo l'area con penetrazioni, bravo! Ok, stop, vediamo quest'ultima azione d'attacco, dai! Allora, qua la palla è arrivata qua, lui ha attaccato il ferro, no, giusto, l'ultimo perso, lui ha tenuto l'uno contro uno perché è fino qui al perimetro, adesso la palla va là, vai! Se questo tira che io fermo là, chi lo marca? È impossibile, non ci arriverà mai, no? Giriamo la palla dall'altra parte, dai, bravo, su, 1-2, dai, non è facile, però questo dobbiamo fare, dobbiamo essere più veloci, forza, vai! Molto bene, bravi, va bene, ok, stop, ok, hanno messo loro un altro concetto che avremmo visto, torniamo con la palla lì. Abbiamo visto tutto quanto sui passaggi perimetrali, no? Quindi uno che marca la palla, questo che sta in una zona più o meno sulla linea mediana, la palla finisce lì, siamo pronti per fare questo e tornare da quest'altra parte e lo recuperare, oppure di, se è vicino in zona tiro, di affrontarlo, lui magliato adesso è pronto sulla rotazione per scalare all'altra parte, torna lì la palla. Sui passaggi invece skip, due tipi di differenze, stai là. Sopra l'estensione del tiro libero, bravo. Se la palla è un passaggio skip e questo è sopra il tiro libero, è roba mia. Quindi già qua quell'altra linea immaginaria che avevamo messo orizzontale, già questa ci aiuta per i giocatori perché gli stiamo dando un'idea. Torna la palla là. Se invece facciamo finta che te non ci sei, oppure puoi anche stare là. Se invece su questo passaggio skip vai un po' più sotto, palla là, ok, è sotto il tiro libero, vai, la mia competenza, vai, bravo, perché già te ne marchi uno, forse ne marchi anche due, va bene, ok, e poi vedremo che fa questo, perché se questo palleggia, come è probabile, ci scambieremo e tu riprenderai quella porzione di campo, anche se Edoardo non c'è, perché forse arriva un soprannumero, torna là. Se invece lui rimarrà là, io sarò pronto per prendere il primo, dovrò vedere chi sarà il primo che arriva dal lato debole per poter essere pronto per marcare il tiro, non per anticipare ma proprio per marcare il tiro, va bene? Ok, vediamo questa differenza, i due esterni sul prolungamento del personale, fate una volta che state sopra e una volta che state sotto, come volete voi, usate dei passaggi skip, vai! Bene, bravo, ok, va bene! Molto bene, sì, aiuto il recupero, torna là, oh! E che devo fare? Devo sparare per fermarmi, guarda là, stessa azione che abbiamo fatto l'ultimo pezzo con la palla Edoardo ha attaccato l'area, vai, lui ha tenuto l'uno contro uno, io ero pronto qui, non è roba mia ma sono pronto qua, lì c'è l'omone grande che stoppa tutto e chiude tutto, palla fuori. Molto bene, palla fuori, mi comincio a muovere, forza, chi lo manda? Lascia perdere che questo sta a 8 metri, palla là, questo sta a 8 metri, ce ne freghiamo e siamo pronti subito per recuperare sull'angolo, se no dobbiamo dare il tempo a Simone di poter recuperare per poi ritornare sull'uomo di mia competenza, va bene? Palla lì a Edoardo, vediamo quest'ultimo pezzo, pronti?
Va bene, ok, molto bene, va bene. Cambio attacco difesa. Rimettiamo i nostri quattro attaccanti canonici e quattro difensori. Quattro attaccanti, mettiamo 1, 2, 3 e va bene il quarto, quattro difensori qua, ok. Mettetevi all'inizio anche, potete usare dei coni, i cinesini, i coni, quello che volete voi. Ne piazzate uno qua, ci stanno tre, bravo, vado a prendere, bravo. Portali qua, tre, i primi tre, molto bene, molto bene. Ne metti uno qua sul tiro libero a metà, uno lì, un po' sotto, bravo, là, sì, sotto l'attacca e sotto l'attacca là. Benissimo, allora, palla là. Fino a che la palla è centrale ve ne fregate, non è roba vostra. Prima linea difensiva. Non è roba vostra questa, perché c'è il famoso 5. Questo è un attaccante. Quelli sono due attaccanti, questo è un attaccante. Finché la palla è lì non è roba vostra. Butta la palla sul lato. È roba tua qua. Bravo, bravissimo. Posizione a coltello che ti permette di poter uscire, sta in zona tiro. Sta in zona tiro. Che ti permette di poter uscire, quindi non sei... Fa finta che io sono l'attaccante, no? Non sei, vai là, dietro a me, perché? Perché io potrei bloccarti nel chiamare la palla, ma devi stare bravo davanti a coltello, molto bene, va bene? Ok, palla centrale, non è roba vostra, oh, non è roba, largo, bravo, butta la palla sul lato, copro questa zona qua, va bene? Ok, torna alla palla centrale, molto bene, la palla centrale è roba tua, è roba tua, ok? Bene. Buttiamo la palla di qua, stai pronto in una posizione che ti permette di poter arrivare, tu lo sai quanto spazio c'è bisogno, io a 50 anni devo stare un po' più vicino, tu che ce n'hai? 20, sicuramente da qua con mezzo passo già sei arrivato, giusto? Bene, una distanza che ti permetta di far cosa? Coprire il tiro, va bene? Ok. Te ti avvicini, te bravo, stai, tu pensa sempre che c'è il 5 che sta qua, vai là, butta la palla in angolo, ecco, c'è lui che lo copre questo qua e tu sei pronto lì, quindi devi essere pronto che se parte un tiro devi andare a tagliare fuori là, ci sei? Giriamo la palla all'altra parte, vai, 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 sì, bravo, ok, tu immagini qua che ce n'è un altro qua pronto, però non sta così che se non te caccio subito, ti metto un panchina aperto, aperto, guarda la palla, bravo, a una distanza che ti permetta con un braccione di rompere le scatole su stadine di passaggio e un'altra qua magari per pronto per arrivare, va bene? Facciamo sta roba, proviamo? Coprendo i coni, pronti? Vai! Molto bene! Bravi! Bravi! Ok, va bene, benissimo, bene, ok, va bene, stop, adesso, stessa roba, torna indietro, quando la palla ritorna centrale mi fai una penetrazione in mezzo, su questa penetrazione centrale ve ne fregate di marcarlo, va bene, ok, quindi se lo stiamo marcando perché ovviamente dobbiamo difendere il tiratore, no? Ok, stai largo. Se questo attacca il ferro, io lo accompagno fino all'altezza del tiro libero e poi sono pronto ad aprirmi. Perché? Perché questo è quello che vuole lui, attirare me esterno per liberare il perimetro. E invece noi gli marchiamo il tiro, lo costringiamo ad andare in penetrazione e nel momento che arriva in zona di tiro libero ci allontaniamo perché? Torna indietro. Perché entra in gioco, vai, torna là, torna là, torna là, perché entra in gioco l'altro compagno che è questo lungo che sta qua, che è roba sua, come abbiamo detto, di chiudere tutte le penetrazioni, va bene? Ok, butta la palla là, fai la stessa roba che abbiamo detto prima, se attacchi il ferro, attacca, tu lo accompagni perché sull'arresto e tiro è roba tua. Chi ti aiuta là a te? Nessuno, quindi tu, siccome qua c'è un attaccante, che farai? Tra marca quello e marca quello, sarà meglio, no? Se poi qua c'è l'omone, tu starai più o meno in questa posizione, va bene? Ok? Quindi arriva fino qua, è roba tua sull'arresto e tiro, se questo per un motivo qualsiasi continua, ti allarghi per cercare di vedere dov'è, ti allarghi, ti allarghi, ti allarghi, non è, lui non può fare terzo tempo, perché ci sto io che lo stoppo, va bene? E tu se entri in area sei costretto a passare, puoi tirare fino all'altezza del perimetro, fuori dall'area,
Vale per tutti, vale per te e vale per te. Ci siamo? La penetrazione, stare qua, stare qua, pronto, che se questo taglia qua ci sei per chiudere sto taglio, e se la palla schippa sei pronto per andare, eh? Dai, via, ciao! Attaccare l'aria! Attaccare l'aria! Attaccare l'aria! Via. Ok, bravo, ok, cambio, forza. Oh, attacca all'area, non è un palleggio sul posto e passo la palla, eh. Attaccava nel terzo tempo, poi entriamo in area e la passiamo. Dai, cambio attacco difesa. Cambio attacco difesa. Pronti? Dai, facciamo queste penetrazioni un po' più incisive per entrare in area. Fare le penetrazioni più incisive. Stop, 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 stop. Il principio è sempre lo stesso, no? Palla là. Dai, palla là. Su, tu sei. Adriano? Adriano, dai. Palla fuori, quello è il più grande tiratore della storia. Mentre la palla sta là, io già mi muovo, sono pronto per poter poi recuperare, no? Ma questo è il dubbio che lo marco, io lo devo mettere, solo quello tira. Pronti? Vai! Pazienza all'attacco! Stop, 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 torna indietro, torna indietro, torna indietro, stessa azione, stessa azione. La palla lì. La palla che arriva là, tu hai fatto un palleggio di penetrazione, giusto? Ok, bene, fai un palleggio. Tu dove sei andato? Eh no, tu sei andato all'anticipà. Questo ti ha visto e l'ha buttato dall'altra parte. Qual è il principio nostro? Noi vogliamo proteggere casa e soprattutto c'è anche qua uno grosso qui pronto che potrebbe far un taglio per andare a schiacciare o per far un tiro vicino, giusto? Fregatene. Una distanza che ti permette di marcarlo. Da qua ce la fai a fare, se la palla esce lì, a fare un passo per disturbare il tiro, ce la fai, no? E se questo è furbo che la schippa di là, sei già pronto mentre la palla va a volare con la palla e esserci. Va bene? Oh, se è sopra il tiro libero. Se è sotto il tiro libero, sei comunque a volare, vai, a volare con la palla per vedere chi dovrai marcare là. Va bene? Pronti? Andiamo! Vai! Bene! Va bene, bravi! Oh, per quello tira, E questo ci ammazza, un tiratore, dai! Facciamo l'ultima pelle, l'ultimo passaggio prima che riceva. Chi è passato la palla? Hai passato tu la palla? Vai, passa. È un tiratore, bravo lo Marco. Torna là. Chi devi coprire? Mentre la palla rotola, come puoi essere utile alla squadra? Bravo, ha una distanza che ti permette che se questo rotola, se questo manda la palla, tu puoi fare aiuto e recupero. Bravo. Però se tu non parti sul primo passaggio non ci arrivi mai lì, eh. Ripartiamo da qua, facciamo quest'ultimo pezzetto. Pronti, quest'ultimo pezzetto. Quest'ultimo pezzetto, siamo pronti? No, normale, da giocatore di pallacanestro. Vai! Bravo, eccolo lì! Bravissimo! Molto bene! Aiuta le cupe! Ok, stop, dai, facciamo quest'ultima azione, quest'ultima azione. Dai, non è facile però, ce lo dobbiamo avere nella testa. Su questa penetrazione che abbiamo detto, su questa, qualunque penetrazione, che chi c'ha la palla difende per non dare l'arresto e tiro, e se questo entra in area mi apro, sto pronto lì per coprire e pronto a uscire dall'altra parte, vai, non è roba tua, c'è l'uomo uno e qua, chi te devi marcare a te? Quello più pericoloso, perché? Perché se tu marchi questo qua, te devi proteggere l'area, no? O devi anticipare, che ti ha detto l'allenatore tuo sulla zona? Proteggila, proteggi casa, fregatene del giardino, stai dentro casa, bravo. E su tu stai qua e su questo passaggio, se è sotto la linea di tiro libero, è probabile che ci andrai te, va bene? Proviamo, dai, proviamo, bravo, buona penetrazione, bravo. Proviamo delle penetrazioni come questa, forza, attacca, stop! Dai, palla là! Stai là, sei pronto? Questo è un tiratore a marcarlo, vai, passa! Stop, attacca l'area, lo marco fino all'arresto e tiro, arriva qua, mi apro, va bene? Proviamo. Bravo, aiuta recupero. Stop, dai, ancora.
Va bene? Dai, ci siamo, rifacciamo la stessa azione, dai. Palla là, cominciamo da fermo. Cominciamo da là e rifacciamo la stessa roba. Sei pronto per coprirmi qua, eh? Oh, stesso attacco, stessa penetrazione. Vai, via, vai, sì, sì, aiuta il recupero, apriti! Molto bene! Ok, stop. Adesso qua, questo è molto basso, no? Metti là con la palla, bravo. Mettili là e guarda, mettili lì e guarda. Penetra. Lui è molto basso, vai, passa. Se tu vieni a marcare qua, chi ti aiuta a te lì? Deve venire quel compagno e poi ce ne abbiamo uno di meno dall'altra parte, no? Siccome qua c'è la seconda linea difensiva e questa palla abbiamo detto che più o meno tra il tiro libero e la linea di pallavolo è sotto, palla là, mentre la palla io copro qua. Vai, attacca, passa, mentre va vedo che è roba sua, io sono pronto qui per prendere il primo che arriva qua. Se no perdiamo questo compagno è un fancavolo, eh? Dai, vai, prova, pronti! Attaccare l'aria, bravo, molto bene, bravo, aprirsi! Eccolo lì! Va bene, bravi, cambio, molto bene, bravi, cambio. Andiamo con gli arancioni. Va bene. Adesso mi fate un favore, facciamo solamente passaggi skip da un lato all'altro? Cioè ogni volta saltare un passaggio, quindi se la palla sta là, bravo, salta un passaggio e la mandi di qua. Se la palla sta qua, puoi passarla in angolo, se no ci rompiamo le palle a fare sto lavoro qua. Bravo, la passi qua sopra, va bene? Allora, ce l'abbiamo chiara sta roba sui passaggi skip? Quindi sto passaggio da qua a là, tu sei in quella famosa diagonale che abbiamo detto 3 mesi fa, te lo ricordi? In diagonale, per coprire lì, ti do un cartone. Devi difendere quello là, perché quello là, sai chi è quello? Dammi la palla. Quello è Varnado e Maestranzi gli passa la palla per schiacciare, tu lo devi coprirli, va bene? Palla. Ok, quindi sei in linea, palla. Sei in linea per coprire quel passaggio e mentre la palla vola sei pronto per volare con la palla e coprire lì. Ci sei? Ok, palla qua. Per la prima linea, la palla va là. Bravo, coprire il centrale, molto bene. La palla schippa. Vai, è sopra il tiro libero, bravo. E te rimani lì sotto, pronto che se arriva un soprannumero sarai a metà. Ma se l'angolo non c'è rimani lì dentro, va bene? Ok, torna la palla là. Se invece Adriano gioca molto sotto, su questo passaggio di ribaltamento, bravo, ci andrà il nostro compagno della seconda linea. E tu chi marchi? Ti do un cazzotto in testa. Torna lì la palla. Il pericolo dov'è? Il pericolo è alle spalle. Dietro la schiena. Quindi mentre la palla sta volando, tu muovi il tuo fondoschiena e ti chiedi chi è il primo più pericoloso e mi apro. Vai là. Lui resta là e io sto qua. Perché lì c'è nessuno. Questo si avvicina, io farò 2 passi per avvicinarmi, pronto per marcare il tiro. Ci siamo o no? Dov'è il pericolo? Alle spalle, dietro le schiene, sì. Avanti. Forza! Pronti! Andiamo! Vai! Bravo! Molto bene! Va bene! Oh! Stop! A te sei il mio più grande tiratore. Ma che è? Spalla là! Questo non c'ha voglia, non vuole difendere, dai, lo vedi che è uno scansafatiche, dai la mappa. Sì, questo si apre, tira, lo ammazziamo. Ci sei? Fiducia, fai canestro. Ci devi credere. Vai! Ok, va bene. Adesso, oltre ai passaggi skip, ci mettiamo qualche penetrazione. Oh! Se non vi marcano, abbiamo un bel arresto e tiro fino al tiro libero, non vi marcano, bel arresto e tiro, se invece si aprono, entrate in aria, passate a palla dove volete, non possiamo fare terzo tempo. Pronti? Vai! Bene, molto bene. Stop. Oh,
questo è il tiratore più pericoloso, ma lo devi marcare. 6 a uo, porca puttana, palla là, palla là. Anzi, fa una cosa, mettete là. Tu dici che ci deve andare lui là sopra, mettiti lì, marca la palla, marca la palla. Tu dici che ci deve andare lui, vai, passa la palla. Tu ce la fai andare a coprire quel tiro se marchi lì? E allora come fa ad andarci lui? Torna qua, vai, vai là. Quello marca la palla, è il più grande tiratore della squadra avversaria. Questo è l'altro grande tiratore, lo devo marcare. Poi se questo passa la palla muovo il culo. Ci sei? Avanti, voi siete pronti, mo ve cambio, mo state a ridere, voglio vedere che fate voi, che cazzate che fate. Stop, stop, stop. Palla là, palla là. Dove stai tu? La palla è là. La palla è là. Proteggiamo casa, no il giardino. Palla qua, difendo il tiro, stop. Questo attacca, chi marchi te? È molto probabile, è molto probabile. Perché? Perché lui attacca fino al, fino alla zona del tiro libero, c'è lui. Ok, e se questo continua c'è il nostro omone che lo chiude e lui si apre e tu ti apri. Perché quello che vuole lui è proprio questo. Vai là, è proprio questo. Passa là, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Che lo marca questo? Se lui è venuto. Ah, non lo marchi te, perché? Io da culo. Questo ha sbagliato, che facciamo? Diciamo, sei uno stronzo, hai sbagliato e quindi tira da tre punti. Perdiamo la partita. Aiutiamo, però. Adesso tu chiudi là il tiratore, passa la palla in angolo. Chi lo marca quello? Il 5? Allora io spero di giocare sempre contro di te. Spero di giocare sempre contro di te. Hai capito perché non devi chiudere quella penetrazione? Perché dopo siamo in sottonumero là, non ci arriviamo più. Pronti? Vai! Volare con la palla! Va bene, ok, ok, va bene, dai, cambia attacco difesa, cambia attacco difesa. Adesso ci sto anche io in attacco, posso stare da una parte o dall'altra o in post'alto, va bene? Vai, via, su. Bene, bene, eccolo là, un pelo prima, pelo prima, perché questo te frega, questo schiaccia oppure la passa. Va bene, vai, via, su. Ah! Palla là, palla là. Chi ha passato la palla? Chi ha passato la palla a lui? Tu dai la palla a lui. Chi marchi tu? Marchi la palla finisce là. Ok, questo attacca l'area, chi lo marca? Ma lo marchi te. Te che devi fare? L'ho spiegato prima a lui, ma te dove stavi? Ma l'ho spiegato 3 secondi fa a lui, che devi fare te? Questa è roba sua l'uno contro uno, se entra in area anche lui si apre e tu devi essere pronto sul tiratore. Va bene? Proviamo. Vai, su! Molto bene, ok, cambio. Ok, va bene. Ci abbiamo un'idea, prima linea, seconda linea? Ok, cancellare tutto, via, fuori tutti quanti. Edoardo, vieni in campo. No, scusa, gli attaccanti, uno là, uno in esterno e uno in esterno. Vai, uno lì in ala, molto bene. Allora, Edoardo, tu adesso fai il lavoro del 5, abbiamo lavorato prima linea, abbiamo lavorato seconda linea, tutte e due le linee insieme, adesso poi le spezziamo se abbiamo tempo, poco. Vediamo quello che fa solamente il 5, quello che gli abbiamo detto all'inizio. Il 5 è quello che starà sempre in linea tra la palla e il canestro e la sua competenza è quella di giocare al limite del perimetro dell'area, anche un passo, ok? E chiudere tutte le penetrazioni. Quindi adesso voi vi passate la palla, più o meno la palla a volo, più o meno la palla a volo, bravo,
Vi passate la palla, chi riceve la palla? 1001-1002, vediamo che lui è a posto in linea tra la palla e il canestro e poi la ripassate. Per adesso passaggi canonici senza saltare, va bene? Vai, su! Bravo Edoardo, Edoardo, stop, Edoardo! Te me ne convince che te lo fa giocare domenica, dai! Se te vai con questa energia, te con me non giochi mai, eh! Dai, bello, su! Fammi vedere che sei incazzato, che vuoi giocare! Fammi vedere come sei incazzato! Bravo! Vai! Su! Vai con la palla! Ok! Stop! Oh! In linea, che ne sai che la passa là? Questo è furbo! Dai, dammi la palla! Su! La palla a questo, quando gli arriva, sai che fa? Tu già stai andando là e questo la ripassa qua, perché questo è sveglio, tu stai in linea, no? Fa quello che ti dice l'allenatore. Vai! Su! Bravo Edoardo! E gli attaccanti non fate i furbi, via! Molto bene! Ok, stop! Adesso, oltre a sti passaggi, ogni tanto sparatevi una penetrazione. Tu devi difendere uno contro uno, devi difendere uno contro uno con quello che penetra, dove la tua pertinenza è chiudere la sua penetrazione. Quindi se quello va in terzo tempo è roba tua, va bene? Vai! Bravo! Stop, stop, stop! Oh! Ma se vuoi attaccare così voi non potete giocare. Qual è l'obiettivo vostro? Andà al terzo tempo, prima avevamo detto dentro l'area si entra e si passa, adesso invece entriamo in area e andiamo a schiacciare, noi dobbiamo far capire a Edoardo qual è il lavoro suo, se no domenica ce l'abbiamo in quel posto, va bene? Con fiducia attaccare il ferro, pronto, vai, bravo, eccolo lì, molto bene, non andà fuori Edoardo, al limite dell'area, tutto quello che avviene fuori non è roba tua, bravo, va bene, sì. Ok, va bene, stop, 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 stop. Proviamo a fare una penetrazione per andare al terzo tempo, vediamo che fa Edoardo. Dai, forza. Edoardo ha capito adesso che deve stare in linea con la palla. Vediamo se ha capito che deve chiudere per i terzi tempi. Andare a provare il terzo tempo, bravo. Eccolo lì, perfetto. Quindi Edoardo, ce l'hai chiara, no? Se uno arriva qua e fa il terzo tempo, noi ci incazziamo con te, perché tu nella squadra hai fatto solo questo. Va bene? Ancora, vai. Bene. Ok, attacca. Bravo, bravo Edoardo. In linea con la palla, in linea con la palla. Molto bene, va bene, bravo, stop. Fantastico Edoardo, bravo. Domenica, Edoardo, domenica te convoco. Se fai così te convoco sicuro. Ci risparmiamo il rimettere i tre conetti, dove nei tre conetti quello che gli diciamo a sui passaggi, vai, a Edoardo è quello di andare più o meno davanti o di lato al conetto, parallà, andare su un lato o sull'altro del conetto, va bene? Ce lo risparmiamo, l'abbiamo visto con gli esterni, lo facciamo anche per i lunghi. Ok, la stessa roba. Chi è quello scienziato che ha lanciato il pallone? Bravo Edoardo, bravo, bravo, bravo Edoardo, bravo Edoardo. Ok, la stessa roba. Palla là, palla là. Edoardo sta marcando qua la palla, la penetrazione tra, scusa, la linea di palleggio tra la palla e il canestro e sta con un braccione o sta qua o sta così, come le pare a te, che c'è il conetto. Se la palla schippa e va dall'altra parte, il tuo obiettivo è di andare in linea ma sta sempre sul conetto anche. Va bene? Ok? Proviamo? Immagina che ci sono i conetti, eh? Facciamo questo passaggio laterale che c'è uno skip per vedere Edoardo se ha capito che deve marcare la linea della palla ma anche il conetto. Vai! Bravo Edoardo! Molto bene, molto bene. Ok, stop, va bene, va bene, va bene. Allora, uno qua con la palla, uno qua con la palla. Edoardo, stai qua centrale, bravo. Un altro in difesa là dietro. Vai là dietro in difesa, sei sulla seconda linea. E uno qua sopra che è sulla prima linea. Un arancione che è qua sopra, un arancione che è qua sopra sulla prima linea. Molto bene. Poi, mi serve anche un attaccante, uno mastodontico grosso, chi è? In attacco, forza, eccolo là.
svegliato dal torpore della prima ora, che ha dormito tutta la prima ora, sei in attacco e mi fai il pivot, va bene? Ok, allora, adesso il lavoro è, qua mi ci metto io, fuori dal campo, il lavoro è palleggio laterale, te chi marchi? Stai qua, stai qua, stai qua, stai più su, vieni qua, vai là, vai là. Se sei qua, che sei pronto, sei sulla seconda linea, palleggiare, perché se stai là, stai là. Se questo passa la palla, tu sei pronto per fare uno e tornare, giusto? L'abbiamo visto prima questo, no? Torna là. Adesso questo si sposta perché l'attacco avversario prevede il palleggio laterale, si sposta laterale, va in angolo e io mi muovo con lui in angolo, va bene? Ok? Bene. Dopo questo lavoro qua, quindi diciamo, tu sei sempre in linea, Edoardo sei in linea tra palla e uomo, occhio che tu devi stare lì con un braccione fuori, ma apri le braccia, apri le braccia, e allora in linea con la palla, vieni più su, perché se questa, capito, va bene, perché è sempre casa nostra, se la palla va là, e vabbè, al limite prenderemo un tiro da tre punti, va bene, ok, adesso su sto lavoro qua, vai, palleggio laterale, sposto la palla laterale, bravo, ok, la palla finisce in angolo, quindi tu sei Michele, fino a che la palla sta lì sopra sarà aperto con un braccione per dir tu sei in linea con la palla, bravo, c'è questo, magari un passettino qua, molto bene, fino a che la palla sta, hai tre punti, bene, fino a che la palla sta là, ci siamo, come la palla arriva in angolo sono pronto per e tu che devi fare? Un passo dentro, tu non devi venire verso la palla, tu devi fare un passo dentro, il pericolo dov'è? Ma porca puttana, sei alle spalle, tu perché vieni qua? Vai in là, va bene, perché questo si potrebbe spostare, tu che fai? Ok, va bene, ci sei? Quindi un passo verso là, più grande tiratore della storia, c'hai ragione, va bene, ok, quindi passaggio là, rientro dentro, tu marchi la palla, Edoardo mettemi un braccione fuori là, molto bene, adesso su questo passaggio skip che fai a me, Edoardo il lavoro tuo qual è? In linea tra palla e canestro, il lavoro tuo qual è? Andare, stai attaccante, non ti ho detto di muovere, andare lì davanti, tu chi stai marcando? Perché qua c'è il tuo compagno, giusto? Vai là, vai là, vai là. Qua c'è il tuo compagno della prima, stai là? Della prima linea difensiva, quindi su questo skip sarà questo che marca la palla, no? Tu marchi lì il cono, ci siamo? Ok. Su questo passaggio tu ritorni centrale, tu vai sopra e facciamo quel lavoro di aiuto e recupero. Va bene? Siamo pronti. Pronto là? Dall'inizio, dall'inizio, palleggio, fermo là, fermo là. Palleggio laterale, vado in angolo, passaggio skip, volare con la palla, passaggio, passaggio, aiuto e recupero. Va bene? Pronti? Vai! Bene, bravo, sì, ok, sì. Oh, passaggio, passaggio, scusa, ho spiegato male io, ho spiegato male io. Perché ho detto aiuto e recupero, sì, scusa, ho spiegato male io. La prima andiamo in palleggio, la seconda prendi la palla e fai passaggio diretto, ok? Vai! Bene, sì, 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 uno, due, ok, va bene, stop, va bene, bravo, bravo, va bene. Quindi ci abbiamo visto che sul passaggio diretto aiuto e recupero, sul palleggio laterale ci spostiamo insieme alla palla, tutti quanti come se fossimo legati con una corda che è legata alla pancia, ci muoviamo insieme e poi se la palla va in angolo aggredisco sul passaggio skip, tutti quanti voliamo verso la palla, sui passaggi diretti di circolazione siamo pronti per la circolazione della palla, va bene, riproviamo, pronti, vai, sì, bene, molto bene, sì, bravo, ok, va bene, bravo, stop, 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 rifacciamo ancora una volta, rifacciamo ancora una volta. Siamo pronti? Siamo pronti? Siamo pronti? Vai! Sì, bene, skip, ok, eccolo là, va bene, ok, va bene. Oh, quindi l'importanza tua lì è per questo, perché se quello la ributta di là, noi abbiamo protetto la casa e la palla è sempre fuori sul perimetro, va bene? Ok, domande fino qua così guardo quello che devo fare dopo. Nessuna domanda, è tutto chiaro, perfetto, come sempre. O è tutto chiaro o
non vedete l'ora di andarvene perché sono le 9.35, capisco anche questo, ok. Stessa roba adesso, stessi, andate voi, fermi là, dai, forza, su, gli stessi. Ok, adesso, stessa roba, passa la palla in angolo. No, 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 scusa, palleggio, palleggio, vai, sì, passo in angolo, ok, stop. Adesso, dopo il passaggio, mi spari un bel taglio dentro l'area. Mentre questo sta tagliando in aria, tu cominci a palleggiare per venire sopra, sui tre punti, ok? E poi te riesci dallo stesso angolo, va bene? Adesso per te diventa decisivo cosa? Palla là. Che mentre marco la palla, vai, vai, sì, sì, al passaggio, un passo dentro. Taglio, taglio, cambia! Va bene? Quindi lo accompagno perché c'è, è fino all'area perché c'è Edoardo. Edoardo c'ha tutta la... Edoardo ci copre tutta l'area. Sul lato forte sarà Edoardo, sul lato debole sarà quest'altro che è pronto, che se quello continua e va di là è pronto per uscire, se invece ritorna sullo stesso lato a presidiare l'area. Ci siamo? Tu lo accompagni fino a che è più o meno l'altezza della palla a volo. Perché? Vai, palla là. Proviamo, cammina. Vai, vai. Sì, ok, taglio, sì. Sì, stop, stop, stop. Cambio dietro. Vieni qua, dietro, perché non sai se questo viene là, questo potrebbe andare all'altra parte, ma domenica prossima l'altro attacco dell'altra squadra che incontriamo prevede che va allo stesso lato, quindi in ogni caso, come la palla si alza in palleggio, la accompagno, cambia, va bene, prova. Vai! Bravo, ok, va bene, adesso stesso lavoro, rifacciamo la stessa roba e poi quando volete, o te col palleggio o quando la palla ritorna in angolo mi fate lo skip e rivediamo la stessa roba, poi circolazione rapida per vedere l'aiuto recupero, siamo pronti, vai, bene, cambioli, ok, sì, va bene, bravo, stop, stop. Mi hai chiamato il taglio Edoardo? Eh no, io sto là, dai, torna su, fai la stessa cosa, fai la stessa cosa, l'ultimo pezzo, l'ultimo, tu marcavi la palla, no? Dai, forza, avete cambiato, marcavi la palla, questo ha passato la palla in angolo, ha tagliato. Ma è uguale, il primo, il secondo, il terzo e il quarto, ti ho detto un principio, che quando questo passa la palla, muovi il culo e vieni qua, e se questo taglia, taglio, taglio! Edoardo lo deve sapere, o no? Quello del lato debole lo deve sapere. Avanti. Vai! Bravo! Stop! Tu sei a proteggere lì, questo ha già fatto 8 canestri da 3 punti. Va bene lì fino a quando? Fino a quando quello continua e se ne va dall'altra parte perché non è pericoloso. La palla è qua, lui va sul lato debole, chi se ne frega, faranno un passaggio skip, è il meno pericoloso. Ma tu devi stare pronto qua con le antenne, il radar, dietro il culo che sta per arrivare, allora sarai pronto qua per uscire. Dai, rifacciamo, forza. È decisiva sta roba, dai. Pronto. Ci siamo, Edoardo in linea con la palla, vai! Bravo Edoardo, sì! Bravo, cambio lì! Ok, molto bene, bravo! Va bene! Molto bene, via! Su! Sì! Stai là, vieni su! Di là! Va bene, ok, stop, bravo, bravo! Va bene, ok! Facciamo un applauso ai ragazzi! Va bene, domande. Domande. Vai. Ciao Mattia. Sì. Lo fai perché hai paura che partendo con lo schifo. Partiamo dal presupposto. Quasi nessuno tira il primo passaggio, a meno che non sia la situazione di giocatore in ritmo. Lo fai perché hai paura che partendo schiacciato il giocatore davanti non sia utile.
perché l'ho detto all'inizio, e cioè siccome l'attacco già sa quello che deve fare, uomo o zona che sia, se io voglio prendere un minimo, recuperare questo gap di svantaggio, cerco di attaccarlo, cerco di condizionarlo, cioè voglio prendere l'iniziativa, mi difendo ma ti attacco. Tu hai visto la partita nostra ieri? No, l'ha vista Marco, l'hai vista ieri? Neanche Marco, va bene. La partita di ieri, nel terzo quarto, tra il primo quarto e il terzo quarto, la nostra squadra, una squadra diametralmente opposta per atteggiamento difensivo. Al terzo quarto l'aggressività della squadra è stata diametralmente opposta rispetto al primo quarto, tant'è che noi in un niente abbiamo preso 10 punti. È stata là la chiave, cioè quanto noi siamo stati aggressivi. Nello spogliatoio io gli ho trasmesso nei modi canonici quello che non andava bene, gli ho dato un po' di carica, e nel terzo quarto la squadra ha fatto, cioè il concetto è prendo l'iniziativa e t'attacco perché te voglio togliere a te l'iniziativa, perché tu già sai quello che devi fare, io non lo so, e quindi come faccio a recuperare sto svantaggio? Non so se ti ho risposto. Partendo dal presupposto che se anche abbiamo l'attacco coordinato non direttivo, ma proprio un gioco, e al primo passaggio non tiriamo, l'idea è che alla fine, dopo un po', quel giocatore in punta si muova così, ma non si... Allora, piuttosto diciamo... Se ma no, se... aspetta, se tu già dici si muove così, no, si muove come dici te. È come la treccia di prima, la fanno come dici te. Toccare le linee della palla a volo, andare il terzo tempo con la mano destra e non con la sinistra, non palleggiare o palleggiare, fanno come dici te, perché se quello sta lì tanto per è perché tu gli permetti di star lì tanto per, perché se a te non ti piace al primo allenamento dici stop, non mi sono spiegato, ho spiegato come gli ho detto ai ragazzi, ho spiegato male, è colpa mia, voglio più aggressività, voglio che sei più aggressivo, come se fossi a uomo, ancora di più, accentuare ancora di più, costringilo a palleggiare, costringilo a pensare che lo stai pressando. Se tu marchi uno qua e lo pressi, questo che fa? Pensa a passarlo o pensa a palleggiare? Secondo me pensa a palleggiare, già io ho tolto l'iniziativa di vedere un passaggio, e se sto concetto lo ribalti, lo amplifichi per tutti quanti, chi marca la palla marca come se fosse a uomo, gli altri quattro collassano e proteggono casa. Uso della voce. Quando? In fase di istruzione, non ti dico che devi stare col telecomando, ma quasi. Assolutamente sì. Trasmette alla squadra che lo sta facendo un senso di compattezza, e agli avversari di vedere cinque animali che stanno lì e che sono attaccati uno con l'altro, anche con la voce. Assolutamente sì. Prego. C'entra niente con i fini per stasera. Perfetto. Dal tuo punto di vista, cosa volevo ottenere Giorgio? Dice, questo atteggiamento di ieri. Non è roba mia, lo devi chiedere a Giorgio. Io faccio allenatore di pallacanestro, non faccio lo psicologo. Giorgiovic è un grandissimo allenatore, io sono un buon allenatore, io guardo a quello che faccio io, no. Non lo so, lo devi andare a chiedere a Giorgiovic, se vuoi ti rimedio il telefono, lo chiami e ci parli, non ti posso dire io quello che deve fare Giorgiovic. No. Sì. Sì, l'abbiamo saltato, lo facciamo al volo, ok. In campo uno con la palla, uno senza, uno che fa il pick and roll e Edoardo. Dai, su, uno con la palla, attacco. Uno che attacca con la palla. Ok, che era l'altro che faceva il pivot? In attacco, vai. Vai, mettete di là. Bravo. No, in attacco, scusa, sì, in attacco. Sei in difesa. Allora, bravo, mettere in attacco, bravo, stai in difesa, ok, va bene. Allora, mettiamo la palla sulla, parliamo piccherò laterale, ok. Tu chi marchi la palla, va bene, ok. Tu, Edoardo, sei sempre là. Dove sta? L'altro là dietro, seconda linea difensiva. Vai, seconda linea difensiva. Vieni, prima linea difensiva, ok. Mettere in pivot, vieni a fare un bel pick and roll su questo.
due strade, la prima più semplice che richiama quello che dicevo prima a Mattia Ferrari, e cioè loro vogliono giocare. Ma io parlo e te ti metti a ridere con qui, dai, mi fai incazzare, scusa. Questo vuole giocare e andare da quel lato là, la prima idea non ce lo mando e quindi lo spingo su questo lato. Qual è il principio? Quello di prima, adesso è ancora più accentuato, perché se questo attacca l'area e tu lo segui, tu fai una cosa, ti muovi come i binari del treno, sulla stessa linea tua, no appiccicata a lui, per andare a canestro. Ok? Il tuo lavoro è fino all'altezza dell'area, bravo, poi c'è Edoardo, eccolo là. E poi sarà di quello che starà sul lato debole. La prima idea è contenere sul lato, torniamo indietro. Non è possibile, non ci siamo riusciti. Viene a bloccare, non me ne so qua, blocco, blocco, non l'ho sentito, non ho modificato il mio atteggiamento. Andare in scia con lui, la mia competenza, vai, è quella di non lasciargli un tiro, ma spingerlo per la penetrazione. E sempre sul lavoro della penetrazione mi allargo. Due cose diverse. Quella più conveniente è stare sul lato. Se non ci riesco perché non l'ho sentito, mi sono distratto, non ho modificato l'assetto, lo rincorro e lo spingo in penetrazione. Perché secondo me già siamo un passo avanti. Già siamo un passo avanti, secondo me sì. Cioè, se quando qua hanno fatto quello che è nelle pertinenze e competenze di ognuno per gli spazi che devono occupare, se è sopra il tiro libero o sotto il tiro libero, se è un passaggio skip o se è un passaggio skip, ma te ne dico anche un'altra. Veniamo qua, Edoardo, adesso ti metti in attacco, sei in attacco, c'è un pivot in attacco sui tre punti, ok. Attacco, difesa, prima linea difensiva, ok, un'altra arancione, oh, un arancione là, vola, 3, 2, mezzo, forza, ok, va bene, differenza tra lungo non tiratore, lungo tiratore, marca la palla. Tu chi marchi il cono? Allora mettere là, fa quello che ti chiedo, non ti ho detto di far blocco, ho detto lungo tiratore, quindi te voglio far tirare, forse, va bene? Ok, lungo tiratore, me ne manca un altro, dai, uno di là sulla seconda linea difensiva, siamo senza pivot, dai, tu sei là e lui è là, e qua c'è sempre quello in mezzo, quello grosso, eh? Ok, lungo non tiratore, passa la palla, sì, non lo sai, è colpa mia, palla là, ok, non tiratore, lui passa la palla, tu ti apri come le acque del Giordano, bravo, aprite là, bravo, ok, perché questo lo marca l'omone, e se lui tira da tre e l'allenatore ti ha detto che non è un tiratore, se quello segna ti dice bravo, fregatene, tu chi devi marcare a te? Bravissimo, e se questo attacca in penetrazione, chi la chiude la penetrazione? Chi? L'omone, bravo, e tu stai largo, l'omone lo chiude, ok? Bene, quindi palla là, li alleneremo anche a saper riconoscere che non tiratore, te prendi la palla, poi la passi di là, poi la ripassi di qua, va bene? Vai, non tiratore, bravo! Oh, e te devi marcare il cono, siamo pronti, bravissimi, pronti, vai! Se, bravo, non tiratore, se... Stop. Vuoi pure qualche passettino? Io capisco che sono 9:30 e c'è fame, ma mezzo passo del led è qua. Molto bene, palla qua. Tiratore. Se al 5 gli abbiamo detto, oh Ciccio, te non esci mai dall'area, forse arrivi coi piedi sul tiro libero. Se quello è un tiratore, rotola la palla. Vai. Chi lo marca quello? Sopra il tiro libero. Ma mo te do un cazzotto in testa, come fa questo povero Cristo che sta a marcare quella arriva lì? Quella è la regola di principio generale. Tu che farai? Quando la palla arriva che farai? Passa. Lo marchi fino a che il tuo compagno arriva e muovi il culo perché forse arriva uno in angolo. Ci siamo?
Prima perché non dovevi venire? Perché quello non è un tiratore, c'è lui che è pronto. È vero o no? Proviamo. L'hai capita la differenza? Bravissimo. Sei pronto? Vai! Stop, stop. E te sei pronto così con me in giochi mai. Allora, questo è un tiratore, va bene? Tu sei, mettete là, palla là. Tu sei il giocatore più importante, palla là. Tu adesso sei il nostro direttore d'orchestra, perché da qua c'hai la fortuna, come dice Martini, che metti tutto dentro la telecamera, dentro la cinepresa, va bene? Quindi quello è un tiratore, tu lo sai prima, perché l'allenatore l'ha detto, guarda che Edoardo dell'altra squadra è un grandissimo tiratore. Quindi già sai che sei qua, mentre la palla rotola, comincerai a muoverti, perché può essere pure che Edoardo la ripassa di là e allora tu rivieni qua. Ma se Edoardo, mentre la rotola, decide di continuare, da qua sei pronto. Oh, e metti. Palla là. E tu non mi metti più in difficoltà, far bravo, no? Mentre Edoardo la rotola, tu sei pronto per fare questo lavoro, forza vola, per poi ritornare nuovamente. Ci siamo adesso? Proviamo. Palla là. 3, 2, 1, vai! Bravo, bravo Edoardo! Ok, va bene, va bene. Va bene, Ucia? No, chi è che mi aveva chiesto? Non mi ricordo. Ho risposto? Ok. Domande? Va bene. Buon appetito, buona serata, grazie. 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 Ciao, grazie. Ciao, Edoardo.